Prima del 10 marzo ospitavamo 50 clienti più un esterno di 12 clienti, quindi arrivavamo intorno ai 60-65 coperti in tutto, proprio a pienissimo carico. In questo momento, se partiamo dal fuori, possiamo mettere 4 persone. All'interno riusciremo a mettere 15 coperti. Con questi numeri difficilmente ci si riesce a reggere. Non riaprirà le porte del suo locale nemmeno nella fase 2. Questa è la decisione del titolare di una delle storiche pizzerie aretine, che ha infatti deciso che proseguirà solamente con il servizio di consegne a domicilio, anche una volta che le attuali e stringenti norme si allenteranno. La decisione nasce da uno stato d'animo, innanzitutto. Noi apriamo quella porta da 20 anni ed è sempre stato un luogo dove di grande convivialità. Qui la gente si viene a divertire, non per sfamarsi, ovviamente. Quindi pensare al 4 maggio, il 5 maggio, che apriamo con delle limitazioni importanti, giuste però, aggiungiamo che sono giuste assolutamente, quindi abbiamo un locale che è stretto e lungo, dobbiamo riuscire ad accomodare pochissimi clienti, quindi insieme a questo dovremmo comunque considerare l'asporto e la consegna a domicilio per far fronte a quello che mancherebbe, no? dai clienti che ci vengono tolti. A quel punto non riusciamo a gestire l'asporto, il domicilio, i 5-6 clienti che metteremo a tavola, poi con quale animo, con quale predisposizione, cattivissima proprio. Io credo che alla fine si aprirà molto, però è nella testa delle persone che c'è un blocco che in questo momento credo che venga azzerato solo il momento in cui ci sarà la cura. Quanto avete perso dall'inizio dell'emergenza? Parliamo di un buon 40%, che è dovuto alla mancanza della vendita delle bibite, dei dolci, dei caffè, del dopo caffè. Voi avete mantenuto quasi tutti i dipendenti, ovviamente provando delle nuove mansioni, un nuovo modo di lavorare. Assolutamente sì, perché in cucina siamo tutti, praticamente la squadra è al completo, proprio per far fronte alle tantissime richieste che ci vengono fatte del servizio a domicilio. Chiaramente è venuto a mancare un cameriere e un lavapiatti che purtroppo in questo momento non riusciamo a ricollocare, a dargli una nuova collocazione.